Buongiorno, anzi buon pomeriggio. Se entrerete io sarò il vostro preside, perché sarei il preside. Però direi state sereni e vi volevo dare come prima indicazione, poi a me tocca parlarvi della cultura generale, vi vorrei dare due indicazioni operative. Avendo il test molto anticipato, voi avete la possibilità di partecipare ai test anche delle altre scuole di design pubbliche italiane. Quindi fate il test direi con un certo relax. Veniamo invece alle tematiche che e cosa deve le domande che troverete, cosa tendono a valutare. Le domande tenderanno a valutare le vostre conoscenze comuni relative alla contemporaneità storica, tecnologica, scientifica, politica e sociale. Quindi che fare? Secondo me dovete leggere i giornali, leggere i quotidiani, tenendo conto di quando andrete al test. Le domande vengono preparate un po' prima, quindi quanto sta avvenendo in questi mesi lo troverete nel test di luglio, nei test di settembre. Nella prima tornata, quella di aprile, evidentemente le domande sono state fatte un po' di tempo fa. Non solo secondo me dovete leggere i quotidiani, ma ad esempio guardare il sito della scuola. Mi auguro che l'abbiate guardato, perché domande potrebbero anche riguardare come sono organizzati i corsi. E poi questo per voi è fondamentale per capire se scegliere interni piuttosto che prodotto o moda, perché forse avete un'idea molto vaga delle differenze tra corsi di studio in parallelo, ma con delle specificità molto particolari. Qui abbiamo degli esempi delle domande che sono state fatte l'anno scorso, in cui si chiedeva se la Norvegia fosse una monarchia costituzionale, Stato dell'Europa settentrionale che non fa parte dell'Unione Europea e la cui valuta è la corona norvegese. Oppure una repubblica parlamentare, Stato dell'Europa settentrionale che non fa parte dell'Unione Europea e la cui valuta è la corona norvegese. Una repubblica parlamentare, Stato membro dell'Unione Europea che ha mantenuto la corona norvegese come valuta, una repubblica parlamentare, Stato membro dell'Unione Europea che ha adottato l'euro, o una città-stato dell'Europa meridionale. Allora, in questo caso, mettiamo che non lo sappiate, si va anche un po' per eliminazione. È ovvio che non è la Norvegia, non è Malta, non fa parte dell'Europa meridionale. Quindi, di eliminazione in eliminazione, anche per chi non segue o i gossip da un lato, per sapere che si parla molto spesso del re di Norvegia che ha sposato una commoner, eccetera, eccetera, e quindi ci si comincia a orientare. Sappiamo benissimo che non è una repubblica perché c'è una monarchia e quindi è evidente qual è la risposta giusta a questa domanda. Domande di economia, non potete non sapere cos'è il PIL, perché un domani lavorerete per un'azienda e avere certe informazioni di carattere economico ci sembra abbastanza giusto. Non potete non sapere cosa sono gli eventi fondamentali. Allora, noi sappiamo che abbiamo studenti che arrivano da tutta Italia, quindi dobbiamo mettere nelle stesse condizioni gli studenti milanesi e lombardi rispetto agli studenti di Ragusa piuttosto che di Trieste. Allora, è ovvio che per i milanesi è normale sapere cosa sia il Salone del Mobile, ma chi vuole avvicinarsi al mondo del design, se si è letto le ultime mensilità e vi invito da oggi al test di guardarvi una qualsiasi rivista di design, qualsiasi, tutte in aprile parlano del Salone del Mobile. E quindi qui vi si chiede che cos'è il Salone del Mobile, ci sono varie risposte. Una, la CIVE, diamo, dice anche il principale outlet lombardo, forse ci piacerebbe tutti andare a comprare con un bello sconto i mobili a questo eventuale salone. Capite? L'altro parla di un concept store. Chi fa francese forse non sa che store è un negozio. Concept
concept in genere sono i negozi innovativi, ma il Salone del Mobile non è un negozio, no? E l'altro dice è il primo concorrente mondiale di IKEA. Saremmo felici che diventassimo concorrenti di un leader della distribuzione e del retail nel mondo dell'arredo, purtroppo non italiano. E quindi abbiamo la prima che dice la principale fiera internazionale dedicata al settore casa arredo che si svolge annualmente presso la Fiera di Milano dal 61 e l'altra dice la principale convention degli operatori e dei ricercatori mondiali del settore del design di prodotto che si svolge ogni 3 anni per definire gli stati generali del design. Molto fantasiosa perché non esiste purtroppo nulla di questo genere in Italia. Allora è abbastanza evidente che la risposta è una. Da questo quindi capiamo, leggere la stampa nazionale e qualsiasi giornale, guardare una rivista di design, guardare quello che avviene in facoltà, perché ad esempio in facoltà avremo i Polytalks, cioè una serie di conferenze con testimonial. Allora ci rendiamo conto che i docenti che devono fare le domande verrà facile fare riferimento a quelle persone che verranno come invitati alle nostre conferenze. Cosa si intende per prototipo? Qui avete proprio sono i linguaggi, le terminologie, il lessico fondamentale del mondo del design. Prototipo, tipologia, modello, sono le parole con cui avrete a che fare ogni giorno per esprimere quello che state facendo. Quindi qui vi si dice un modello di studio di un prodotto per una prima verifica delle forme, delle proporzioni, dei rapporti dimensionali, fatto generalmente in carta pesta, cartone, polistirolo o legno. Il primo esemplare, modello originale di una serie di realizzazioni successive, costruito nella sua grandezza normale e suscettibile di collaudi, perfezionamenti, eccetera. Una sagoma del prodotto in plastilina cerogesso, utilizzato per fare gli stampi. Gli scarti derivati dal processo di produzione del prodotto, il modello in scala ridotta del prodotto. La risposta evidente è la risposta B. Le altre sono un modello di lavoro, altri tipi di realtà. Non lo sapete? Poco male, non rispondete, almeno non perdete lo 0,25. Voi sapete che le domande tengono conto di un equo atteggiamento nei confronti degli studenti provenienti da tutte le scuole medie superiori. Evidentemente chi viene da scuole tecniche in questa disciplina, così come forse nel disegno tecnico è più avvantaggiato, però probabilmente nella conoscenza del testo, nelle domande con riferimenti letterari o quant'altro, è meno avvantaggiato di chi proviene dai licei. E quindi si è fatto, sulla scorta delle risposte degli anni scorsi, una equa difficoltà per chi viene dai diversi genere di studi. Quest'altra dice, si parla più spesso di design della sostenibilità, cosa deve essere il design del supporto a vari servizi e sistemi, design degli strumenti di sostegno e di appoggio, progettazione consapevole dell'impatto sull'ecosistema, design fondato sui concetti, sui concreti fatti di realizzazione, design con fondate coperture economiche. Evidentemente la risposta è la C. Quindi, se anche solo leggete il sito e vedete di cosa si occupano i docenti del Politecnico, vedete che fra le varie linee di ricerca c'è proprio il design per la sostenibilità. Se non sapete cos'è, dizionario, e uno va a vedere. Quindi la preparazione per quanto riguarda la cultura generale mi sembra abbastanza facile. Poi l'apostrofo, qui è un ritorno alla scuola elementare. Vedo anche che molte mail che ricevo vengono dimenticate. Per favore ripassatevi un minimo la grammatica e se potete anche la sintassi per avere frasi meglio costruite. Un'altra istituzione fondamentale è la Triennale di Milano,
vi potrà capitare la quadriennale di Roma, la biennale di Venezia, non lo so. È ovvio che l'anno scorso si chiedeva cosa fosse. Chi si avvicina al design non può non sapere cos'è la Biennale di Venezia, la Triennale di Milano, perché sono i luoghi che dovrete sempre frequentare, essendo ragazzi italiani. Mi rendo conto che per il contingente extra UE può essere più complicata la domanda, perché provengono da delle realtà tra loro molto diverse. Qui dovete abbinare i romanzi e i loro autori, non è obbligatorio averli letti, però sono romanzi conosciutissimi, alcuni di questi sono stati fatti film e quant'altro, e quindi dovete riconoscere la correlazione, quindi la cinquina esatta. E quindi mi sembra, poi il professore mi diceva che oltretutto di alcuni di questi autori si parla anche nei programmi liceali, sia nei licei classici e scientifici, forse anche negli artistici, e quindi alcuni termini poi sono entrati nel linguaggio comune. Venite quindi rilassati, riposati, e se non fate il test, se non lo superate nella sessione, chiamiamola estiva primaverile, in cui potete iscrivervi ad un solo appello, però potete ritentarlo a settembre. L'esperienza dell'anno scorso è stata tale per cui chi è venuto la seconda volta ha incrementato di circa 20 punti il proprio risultato ed è entrato. Quindi, se non andasse bene il primo tentativo, vi consiglio, provate anche gli altri corsi di studio pubblici in Italia, altrimenti rivenite da noi a settembre e auguri, come prima vi è stato detto, abbastanza semplice.